Eccoci, benvenuti, bentornati. Domenica 5 aprile 2020, oggi per i credenti è la Domenica delle Palme, sarebbe stata una domenica dove le chiese sarebbero state affollate, dove ci sarebbe stata la distribuzione dell'olivo benedetto, il ricordo dell'entrata di Gesù in Gerusalemme e l'inizio della Settimana Santa. Invece l'emergenza virus ci costringe a casa, un vento impetuoso oggi sulle colline di Firenze, però la giornata di sole, la voglia di star fuori, quella voglia che ci farebbe naturalmente andare in giro, ma ripeto, rimanere a casa è la priorità assoluta per contenere la pandemia. Vediamo, entriamo nel novero delle notizie, pagina 19 della Gazzetta dello Sport, il presidente UEFA Alexander Čeferin, Champions chiusa entro il 3 agosto. In una intervista rilasciata dalla tedesca ZDF, apre la possibilità che i campionati nazionali e le coppe europee possano non riprendere. Questo, devo dire, è un mio cavallo di battaglia perché naturalmente il decreto porta ad restrizioni fino al 2 di maggio. Non credo che il 3 di maggio uno possa riniziare la vita come era stata fino a gennaio, febbraio, ma ci siano delle norme da vedere e da tutelare, soprattutto per quanto riguarda gli atleti. Dunque si parla per la prima volta la possibilità che i campionati possano non riprendere. Tra i titoli dei suoi concetti, pure quello che porta al prossimo del 3 agosto, giornata fissata come deadline per la chiusura della stagione. È necessario che entro quella data ed Europa League e la Champions vengano concluse, spiega il dirigente sportivo sloveno. La situazione che stiamo vivendo è straordinaria e bisogna cercare di essere flessibili. Non escludo quindi che i tornei internazionali possano disputare pure nello stesso giorno di quelli nazionali, magari alla stessa ora. Lo sport è fonte di energia, ne abbiamo bisogno anche per alleviare lo stato di ansia delle persone, senza dimenticare che in questo momento le vere star non sono i calciatori, ma i medici e gli infermieri. Questo assolutamente si cerca di tornare un minimo alla normalità, alle varie trasmissioni sportive, si parla di calcio, si parla di acquisti, si parla di mercato, quando ancora non sappiamo come e quando rinizierà la stagione agonistica. Prosegue, abbiamo in mente dei piani diversi per riprendere le attività a maggio, penso da escludersi, giugno, forte dubbio, luglio, forse. C'è un gruppo di lavoro formato da rappresentanti della UEFA, delle leghe e dei club, ma la decisione finale spetterà alle autorità governative nazionali. Senza il loro via libera non potremmo mai ripartire. E naturalmente i governi nazionali sentono i pareri degli esperti, in questo caso medici e in prima linea per la lotta con questa pandemia che ha stravolto veramente questo inizio secolo, questo primo quinto di secolo, di XXI secolo, verrà ricordata come il 2020, come l'anno di questa pandemia. Čeferin continua, la UEFA sta attingendo a un fondo di 600 milioni di euro che abbiamo in cassa, senza il quale ci sarebbero stati dei guai per le perdite determinate dal rinvio degli europei. Ora io credo, con tutti gli sponsor che si avvicinano alla UEFA, sia Champions League che la competizione più seguita a livello di club del mondo, sia l'Europa League, non credo che la UEFA sia lì a batter cassa. Parlavamo degli allenamenti e sempre a pagina 19 ecco come ripartire. Potremmo chiamarle idoneità sportiva post-Covid-19, il passaggio indispensabile per potersi riprendere ad allenare. Le raccomandazioni sono state diffuse ieri sera e sono rivolte a tutti gli sportivi professionisti della Federazione Medico Sportiva e dal suo comitato scientifico. Per quanto riguarda l'attività, si consiglia di proseguire lo stop oltre il 13 di aprile. Per i professionisti, invece, nella formula, ove si ravvisi la possibilità di una ripresa. Quindi è tutto condizionato, si adopera non a caso il condizionale. Da qui il lungo elenco di esami e di monitoraggi vincolanti prima di ricominciare ad allenarsi ed eventualmente a giocare.
Nei prossimi giorni saranno diffuse altre indicazioni per la sicurezza di spogliatoi, locali comuni e servizi igienici negli impianti, ma anche per la gestione delle relazioni all'interno della squadra e dello staff. Chiaro che il primo che viene trovato positivo nell'eventuale ripresa del campionato, si cessa tutto, stagione del cestino, e ne riparleremo a ottobre, sperando che tutto vada bene. Le linee guida pubblicate ieri riguardano anche basket, golf e ciclismo. Va visto lo stato delle cose nelle diverse discipline, il destinatario numero uno è il calcio, che sta in mezzo a un comprensibile scetticismo, immaginando una ripartenza anche con la spinta della UEFA. Si parla di tamponi per tutti, di una ripresa con allenamenti come abbiamo visto fare nei tentativi di allenamento delle vari sport, anche nella pallavolo a gruppi di 5, però capite che non è allenandosi così, si cerca di mettere una toppa davanti a... Chiaramente sarà una toppa che scontenterà per forza qualcuno, la stagione secondo tanti va finita per tutta una serie di considerazioni, al di là delle beghe dei singoli club e delle singole società. Andiamo poi sempre sulla Gazzetta a richiamare, questo è il calcio di oggi, quello che era il calcio di ieri. Ieri è morto Ezio Vendrame, ragazzo che ha giocato nel Vicenza, una brevissima apparizione anche nel Napoli, si è voluto paragonare a George Best. Ora, effettivamente Best aveva altre caratteristiche, però il suo modo di rapportarsi con il campo, il suo modo di essere, era un momento quello dell'inizio anni 70, metà anni 70, molto questi giocatori ribelli, Vendrame, Paolo Soliere, il suo libro Pugni, Sputi e Colpi di Testa, Luciano Zecchini che si era schierato da una certa parte politica, Dino Pagliari, anticonformista, antilitteram, che è rimasto nel cuore della Fiorentina. Ezio Vendrame era uno di questi, era un momento in cui c'era anche una spaccatura e non risentiva il paese, parecchi giocatori della Lazio si professavano di destra se non di estrema destra. Ebbene, Vendrame e quelli che vi ho citato erano portati più verso l'estrema sinistra. Era un giocatore, un ala, nato a Casarza della Delizia, guarda caso il paese dove era nato Pierpaolo Pasolini, e lui ricorda proprio questo, un'intervista richiesta da Gianni Mura, lo portò al cimitero, lo portò davanti alla tomba di Pasolini dicendo: qui l'unica cosa da vedere è questo. Sì, un giocatore strano, una partita giocata contro il Padova, anzi nel Padova stava bene il pareggio a tutte e due le squadre, cosa fece? Dribblò tutti i suoi compagni di squadra, andò verso, si aspettavano chissà che cosa, e lui si mise sulla linea di porta, si mise a sedere sul pallone facendo cocodè cocodè, tant'è che morì un tifoso che soffriva di cuore, morì di infarto. Vendrame, una grande sensibilità, assolutamente naif e contro, commentò che se uno soffriva di cuore non doveva andare allo stadio per vedere giocare un pazzo come era lui. Andò a Napoli soltanto tre partite, una vita dissoluta, la sua convivenza con una prostituta conclamata e un'altra cosa che mi viene a mente di Vendrame: lui subì un duri falli da parte di un avversario, ci fu qualcosa, lui dette la mano, l'avversario non gliela dette, lui lo si avvicinò e lo baciò in bocca. Questo era Ezio Vendrame, era un poeta, un personaggio pasoliniano, se ce n'è stato uno, e credo che tutto sommato la chiosa più bella a questo giocatore naif di quella parte che dicevo del calcio diverso sia questa qui. Lui, parlando del pallone, lui nato in un orfanotrofio, abbandonato dal padre, una infanzia drammatica, quando dice: aveva appena 6 anni, dimenticato, lui si faceva, non dimenticherò mai il momento in cui la mano di mio padre si staccò dalla mia per consegnarmi al direttore di quell'inferno che era il collegio.
E poi parlando del pallone disse: calciando in aria da bambino sentivo di poter bucare il cielo, di potermi aprire un varco, una via di fuga. Adesso la via di fuga, purtroppo questo male lo ha portato via, la via di fuga, inseguendo quel pallone. Ezio Vendrame, giocatore contro, lo ha trovata sicuramente. Andiamo a vedere sempre sulla Gazzetta dello Sport altre particolarità che più che altro mi interessano ultimamente. Il Nicaragua attrae le TV di tutto il mondo affamate di calcio, perché in Nicaragua, oltre alla Bielorussia, si gioca e si cerca di trasmettere le partite del campionato nicaraguense e della Bielorussia. Non so come si possa andare avanti, mentre Lukashenko, il presidente bielorusso, va avanti col pubblico. La scelta è stata dei tifosi, mentre mi piace sottolineare, andando, come sapete, Firenze Viola Supersport alla ricerca di personaggi, un Nibali, il quale ha messo all'asta usata per il tour del 2014, usata sul pavé, l'asta per la bici usata da Nibali sul pavé del tour 2014 della foresta di Allenberg scatta stanotte a mezzanotte e si chiuderà mercoledì 15 aprile alle 20. L'asta si terrà online sul sito Regala un Sogno dell'associazione Proviamo Insieme per l'Handicap Ollus di Camisano Vicentino. Base d'asta della bici è 3.000 euro. L'intero ricavato andrà a favore della protezione civile sul conto emergenza coronavirus. Andiamo a pagina 29, troviamo un vecchio amico perché ieri c'è stata la nomination per l'Hall Fame del basket e sono stati eletti fra i giocatori Kobe Bryant, e purtroppo non era lì a ricevere il premio, Tim Duncan, grande giocatore di San Antonio e adesso nello staff di Popovic, e Kevin Garnett, che ha vinto nel 2008 il titolo con i Boston Celtics, unico ad aver raggiunto almeno 25.000 punti, 10.000 rimbalzi, 5.000 assist, 1.500 stoppate e 1.500 palle recuperare. Vista a Mike D'Antoni, io su un divano penso all'Italia e mi rivedo in TV. Così farò vincere i miei Rockets, parla gran parte del mio cuore, è lì in Italia con voi. Mi disturba molto leggere quello che sta succedendo in Italia. Lui è stato grande campione della Billy Milano, Tracer, insomma le sponsorizzazioni cambiavano, Milano c'era e Mike D'Antoni, che ha giocato anche con la nazionale italiana, c'era sempre. Ricordo una sua performance a Firenze, 10 su 11 da 3 punti contro la Neo Rovers. Mi disturba molto leggere quello che sta succedendo in Italia e voglio dare il mio supporto a tutti i nostri amici italiani. Ovviamente parla in italiano, ci tiene a parlare ogni volta che può, dopo aver chiesto come sta andando la battaglia del coronavirus, cosa le manca di più, il contatto con le persone, con i giocatori, con i tifosi. La nostra società non è costruita per la solitudine e per l'isolamento, mi manca il contatto umano, come a tutti. Credo sta sentendo i giocatori, sta guardando le partite, anche quelle della sua Tracer, della sua Milano. Giusto fermare. Sì, il nostro commissioner Adam Silver è bravissimo, ho il massimo rispetto per lui, qualsiasi decisione prenda. Questa è stata difficile, ma anche la cosa giusta da fare. Sono contento che sia stato uno dei primi a capire la gravità della situazione. Questo dunque è parlando di Nibali, e poi andiamo a parlare e poi chiudo con una particolarità che mi interessa particolarmente. A pagina 35 della Gazzetta dello Sport, Wimbledon polizza antivirus incasserà 113 milioni d'euro. L'assicurazione stipulata nel 2003 per l'allarme SARS, dopo c'era stato il problema della mucca pazza, non coprirà tutte le perdite. L'evento vale 288 milioni. Avete visto transitare sulle nostre riprese un gatto? Il coronavirus non è portato dagli animali, lo hanno detto l'associazione dei veterinari. Il presidente dei veterinari ha detto: ci sono stati due casi a Hong Kong e uno in Italia, ma sono gli umani che trasmettono agli animali il coronavirus. Quindi rimane il discorso di non contaminare gli animali assolutamente. Qui c'era una
una gattina che ha voluto partecipare a questa edizione domenicale della Domenica delle Palme per quanto riguarda Firenze Viola Supersport. Per oggi, domenica 5 aprile, è tutto. Una buona domenica a tutti da Paolo Caselli. Rimanete in casa e attenzione alle truffe agli anziani.